Si va in partenza dopo qualche bizza da parte di Ercole 3B, numero 10, 1 Erika Cass, 2 Enjoy Run, 3 Edwin Thor, 4 Enzo Del Ronco, 5 Esperanto Lud, 6 Hermes 3B, 7 Electra Zac LG. Allineamento che in questo momento lascia parecchio a desiderare, speriamo che adesso tutto si sistemi. Seconda fila 8 Explosive Griff, 9 Entropia Fonte, 10 Ercole 3B, 11 Spirito Libre, 12 Elen Clan, 13 Electra OB Fern, 14 Evita OP. Terza corsa di Palermo, doppio chilometro per indigeni 3 anni non vincitori di 8.000 euro in carriera, favori per il numero 6 Hermes 3B e per il numero 4 Enzo Del Ronco, che però, confermando la sua difficoltà di meccanica, sbaglia già nella fase iniziale. Parte invece bene Hermes 3B e senza strafare va a assumere il Numero comando 4 delle operazioni. squalificato. Già è a tabellone Enzo Del Ronco, mentre è partita dall'esterno bene Electra Zac LG e si sistema in un'ottima posizione di rincalzo al favorito Hermes 3B. In terza posizione c'è Numero 1 Edwin Thor, squalificato. mentre c'è l'errore e la squalifica per Erika Cass. Primi 400 metri che se ne sono andati adesso in un tutto sommato veloce 33, con il favorito della Numero corsa 11 Hermes squalificato. 3B a menare la danza, squalificato nel frattempo anche Spirito Libre. Come dicevo, in seconda posizione Electra Zac, in terza posizione Edwin Thor, 600 metri in 45,8 da 1,16,3 al chilometro. Dalle retrovie adesso prova a venire avanti Entropia Font con insediolo Tommaso Di Lorenzo. È l'unica, o meglio la prima, che si avventura all'esterno, approfittando del calo di ritmo del battistrada, 16 il quarto parziale dopo i primi 600 metri più veloci. Cerca di gestire la situazione Gaspare Loverde, 15,6 davanti le tribune, 1,17,4 il primo chilometro, l'accompagna, Numero come si 13 dice in gerga, squalificato. Entropia Font, nella cui scia è andata a sistemarsi Lorenzo La Rosa con Enjoy Run. Nel frattempo continua a comandare Hermes 3B. In terza paria intravediamo Ercole 3B, cavalli che vanno ad affrontare la retta di fronte quando mancano 600 metri al traguardo. Continua a viaggiare sul piede dell'1,15 il capofila Hermes 3B, 15 secchi la curva di destra. Vedremo adesso il parziale della retta di fronte. Comunque riesce sin qui a tenere botta Entropia Font nonostante il duro percorso esterno. Electra Zac deve essere invece richiesta da Andrea Buzzitta e tende a perdere contatto dalla battistrada. Al suo esterno Entropia Font appare un po' stanca e si mette un attimo brutto. Tommaso Di Lorenzo riesce davvero con manovra molto abile a tenerla di trotto ed entrare in seconda posizione in retta d'arrivo. Numero In 10 avanti Hermes 3B praticamente ha fatto il vuoto e va a staccare nettamente alle Numero sue 2 spalle. squalificato. Entropia Font riesce ad essere seconda, mentre per il terzo posto c'è diversa concorrente in lizza. Potrebbe avercela fatta Edwin Font, ha vinto comunque in 1,15,8 sui 2000 metri, bella media Hermes 3B, Gaspare Loverde, trainer e trainer, i colori di Emerico Ballo. Secondo posto per Entropia Font e, come avevo visto di misura, il terzo posto è andato a Edwin Thor nei confronti di Electra Zac LG. Bella vittoria dunque del favorito Hermes 3B. Al totto nazionale la quota è di 3, notevole la media di 1,15,8 sui 2000 metri. Ha corso molto molto bene Entropia Font, un po' me l'aspettavo. In presentazione avevo sottolineato l'ottima stamina di questa cavalla, che prende un bel secondo, mentre dopo gara giudiziosa Edwin Thor stampa Electra Zac per il terzo posto. 6-9-3 l'ordine d'arrivo ancora ufficioso della terza corsa di Palermo.